Agattatico, anziano imprenditore agricolo con problemi di deambulazione, cade nella sua piscina e annega. A scoprire il corpo sarebbero stati i figli. CDA decaduto e tutto da rifare per Seta, la società dei trasporti pubblici che ha unito le tre società di Reggio, Modena e Piacenza. Si è dimesso l'amministratore delegato Claudio Ferrari in polemica con i tre comuni. Con settembre incombe per le famiglie reggiane la spesa per la scuola che registra notevoli aumenti. Il sindaco di Firenze Matteo Renzi a Reggio, ospite al Campovolo, non risparmia frecciati al PD e alla sua vecchia dirigenza e si candida ufficialmente alle primarie. Parte bene il campionato della Reggiana che batte il Lumezzane 2-1 con reti di Rossi e Alessi. Questa sera su Teletricolore riparte appuntamento sport con interviste e commenti alla partita. Successo di pubblico alla cantina Albinea Canali per le degustazioni del Lambrusco reggiano. A Boretto è stato organizzato un percorso culturale legato al Po per valorizzare anche il museo sul Grande Fiume. Lunedì 3 settembre, buona serata a tutti e ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale che si apre e purtroppo con la cronaca. Agattatico, un anziano di 78 anni, Cesare Cipriani, ex imprenditore agricolo, è morto annegato nella piscina della sua casa in via Grisendi. L'uomo che aveva problemi a deambulare da solo stava girando attorno alla vasca con l'aiuto del tutore quando avrebbe perso l'equilibrio finendo dentro l'acqua. E poi la tragedia. Il cadavere è stato trovato più tardi dal figlio che ha subito allertato i soccorsi, ma ormai purtroppo non c'era più nulla da fare. Sul posto l'elisoccorso di Parma e i carabinieri per accertare la dinamica. Ed ora cambiamo argomento. A distanza di un anno dalla sua nascita, il trasporto pubblico locale nel caos dopo le dimissioni dell'amministratore delegato di Seta, Claudio Ferrari. Sotto accusa le amministrazioni locali sorde alle richieste di denaro per il rilancio. Un progetto nato un anno fa ma mai decollato e ora in serie difficoltà. Seta, la società dei trasporti pubblici nata dalla fusione delle rispettive aziende di Reggio, Modena e Piacenza, si trova senza una guida e con gravi problemi di governance. Tutto questo dopo le dimissioni arrivate venerdì e comunicate con una lunga lettera dall'amministratore delegato Claudio Ferrari, ex sindaco di Correggio nel Reggiano e da sempre molto deciso a un rilancio vero del trasporto pubblico al presidente Pietro Dorici. Chiara l'accusa, i soci pubblici, cioè le amministrazioni, farebbero orecchie da mercante alle richieste e non pagherebbero da mesi la loro parte. L'impressione è quella di una gestione frammentaria e incapace di rispettare il piano industriale. Oltre a Ferrari sarebbero dimissionari anche i soci privati. Seta ha un capitale di oltre 12 milioni di euro, il 57% è nelle mani delle tre amministrazioni così suddivise, Modena al 23%, Reggio oltre il 17% e Piacenza con il 15%, il 42% di Seta è detenuto da soci privati. Questo l'impegno in denaro delle singole amministrazioni. Modena deve partecipare con oltre 3 milioni di euro, Reggio 2 milioni 250 mila euro, Piacenza oltre 1 milione 900 mila euro. Parametri decisi in base anche ai chilometraggi locali. Ma a distanza di mesi dalla sua nascita e nonostante i tanti incontri tra soci e realtà pubbliche, ancora nessun progetto industriale firmato, nessun budget sicuro. Dal punto di vista formale dovrà essere riconvocata l'assemblea straordinaria per rimettere in piedi la dirigenza, ma restano da capire le ripercussioni sul futuro del trasporto pubblico locale. Se non ci sono investimenti, tutto il progetto nato per unire e rilanciare, ora rischia invece di franare e a farne le spese sarebbero ancora una volta gli utenti finali. A pochi giorni dall'inizio della scuola, le famiglie reggiane fanno i conti con l'aumento per il caro libro. In media si spenderanno 300 euro a studente con un aumento che sfiora il 10%. L'Emilia! Dagli alunni del libro Cuore di De Amicis ai cibernetici studenti di oggi sono trascorsi 126 anni. Eppure se confrontiamo le due epoche tra i banchi di scuola non è cambiato molto.
Nel suo romanzo De Amicis raccontava il post-unità d'Italia attraverso la scuola, evidenziando le differenze per provenienza sociale tra gli studenti. Una fotografia che oggi si può fare pesando il costo dei libri di testo. Un salasso di circa 300 euro a famiglia per figlio, che raddoppia evidentemente dove ci sono almeno due studenti delle scuole superiori. E che in tempi di crisi dura come quelli che stiamo vivendo rischia davvero di evidenziare le differenze tra i ceti sociali. Si va da un tetto massimo di 244 euro fissato per gli istituti tecnico-professionali ai 335 del liceo classico e a ruota i 320 dello scientifico. Gli istituti tecnico-commerciali restano la via di mezzo, con una spesa libri per studente sui 300 euro. Ad appesantire il dato quest'anno è la novità introdotta dal governo Monti, e cioè il cyberlibro, il testo che si può scaricare in PDF da internet come un qualsiasi ebook, che pregiudica l'acquisto di testi usati dell'anno prima. Ciò nonostante, l'affluenza ai mercatini tra chi vende e chi compra resta alto. C'è sempre da mettersi in coda ed attendere il proprio turno, ma il rischio è quello di ritrovarsi poi tra i banchi di scuola col compagno di classe che ha le versioni aggiornate e restare sempre un passo indietro rispetto agli altri. Un destino amaro che accomuna generazioni di studenti per i quali il diritto all'istruzione sancito dalla nostra Costituzione resta in certi casi un bel principio sulla carta. Un impiegato postale di 55 anni, Giampaolo Benedini, è rimasto vittima di un incidente stradale accaduto nel fine settimana a Novi di Modena. L'uomo, residente a Porto Mantovano ma ora domiciliato a Rolo, si è ribaltato nella sua autovettura mentre percorreva una strada di periferia a Novi. Inutile soccorso sanitario, il corpo si trova alla medicina legale di Modena in attesa dell'autopsia, lascia moglie e una figlia. I funerali si svolgeranno nel Mantovano. Lutto nel mondo del volontariato per la scomparsa di Alessandro Fieni, 86 anni, tra i fondatori nel 72 della Croce Rossa di Correggio, la cittadina dove abitava. Il decesso ieri mattina all'ospedale San Sebastiano, da dove oggi alle 16 sono partiti i funerali per la chiesa di Mandriolo. Poi la cremazione. Lascia la moglie Gina, la figlia Angela, un fratello e due sorelle. Molti volontari di ogni età che in divisa hanno voluto dare l'addio al loro ex coordinatore, salutato con il tradizionale suono delle sirene e delle ambulanze. Ed ora parliamo della festa democratica del PD, dove è arrivato il ciclone Renzi. Sindaco di Firenze strappa applausi dalla gente e critiche dai dirigenti del suo stesso partito. Accolto come una star, o meglio, come il vero leader del PD che verrà, il sindaco di Firenze Matteo Renzi ha attirato alla sala dibattiti della festa democratica migliaia di persone. Caldeggia le primarie che chiede vere e trasparenti. Renzi è in piena sintonia col sindaco di Reggio, Graziano Del Rio. Impegni, prendermi due impegni. Il primo, che è quello di fare le primarie con a testa alta, con il cuore gonfio d'emozione, ma anche con il grande desiderio di parlare dei problemi veri dell'Italia. In questi ultimi 20 anni, chi viene dal PC ha cambiato nome almeno 4 volte. PC, fermi, PC, PDS, DS, PD. Chi viene dalla DC, DC, PP, Margherita, PD. Abbiamo preso tutti gli alberi, l'ulivo, la quercia, la margherita, abbiamo deforestato, ma le facce sono sempre le stesse e così non si va avanti, dai, questo è il punto. Strappa applausi agli elettori di sinistra perché dice cose di sinistra, ma non piace ai dirigenti che vuole rottamare dopo 30 anni di strapotere. Un PD diviso in due. Lo dico con il rispetto che si deve, ma è giusto anche dire le cose in faccia. Secondo me Bersani a dire di fascista del web ha sbagliato. Detto questo, Beppe Grillo è per molti aspetti insopportabile quando accusa senza alcun riferimento. Un errore attaccare Grillo, dice, i politici devono fare una dieta nei loro stipendi e guadagnare come gli amministratori locali. Gli applausi per lui si sprecano. E sempre per la politica, vi segnaliamo che domani l'onorevole Roberto Maroni visiterà a Reggio Emilia la sede della Lega Nord Emilia. Alle 16.30 è convocato l'incontro con la stampa locale, saranno presenti il segretario nazionale della Lega Emilia, onorevole Fabio Rainieri, segretario provinciale di Reggio Gabriele Fossa e altri dirigenti ed eletti locali. A seguire alle 17 l'onorevole Maroni sarà ospite della festa dell'unità al Campovolo per un confronto con la deputata del PD Angela Finocchiaro sul tema quale politica per il futuro.
Ed ora veniamo alla pagina sportiva. Parte bene il campionato della Reggiana, battuto il Lumezzane per 2-1 con reti di Rossi e Alessi. E sempre ieri anche la prima amichevole stagionale con la Trenkwalder. Chi ben comincia non è, come si suol dire, a metà dell'opera, ma almeno partire col piede giusto è certamente un bel viatico per il futuro. E la Reggiana di ieri è veramente partita col piede giusto, al punto che ai 3 punti in classifica bisognerebbe sommare tanti applausi di un pubblico finalmente contento di aver scelto lo stadio come passatempo domenica. E non si venga a dire che battere il Lumezzane è poca cosa, perché la squadra lombarda, a dispetto del nome, è data tra le favorite del campionato. Ad andare in gol sono stati quelli deputati dal ruolo, la punta Paolo Rossi e il calcio fatto persona, cioè Beppe Alessi. Ma sarebbe riduttivo ricondurre solo a loro il successo granata. Ieri ha vinto la squadra. Come non ci si sarebbe dovuti abbattere dopo un precampionato non esaltante, così ora non bisogna intraprendere voli pindarici. Prendiamo la vittoria della squadra e a tratti anche il bel gioco. Per sognare c'è tempo. Questa sera su Teletricolore ritorna Appuntamento Sport per parlare di Reggiana. Inizio come sempre alle ore 21. Debutto ieri anche per la Pallacanestro Reggiana, impegnata nella sua prima amichevole aperta al pubblico. A Castelnuovo Monti finisce con la vittoria di Biella per 82-80, ma considerando le tante assenze nessuno si preoccupava di certo del risultato. Mercoledì sera al Palasco contro l'Armani Jeans di Milano, il debutto in città. Da domani fino al 9 settembre a Reggio ritorna la Giareda, attesa sagra della città dedicata alla Madonna della Ghiara. La sagra sarà inaugurata domani dal sindaco di Reggio Graziano Del Rio, domani pomeriggio alle 17 in piazza Gioberti insieme ad autorità civili e religiose. E domani sera alle ore 21 nella Basilica della Ghiara si terrà il concerto di musica sacra dell'Orchestra da Camera Reggiana diretta da Andrea Vezzoso. Prima di andare in pubblicità, una breve di cronaca. La banda del rame colpisce ancora. Il furto al centro commerciale I Petali, dove i ladri hanno aperto un tombino e portato via i cavi elettrici in rame, dopo averli sfilati ad uno. La squadra mobile sta indagando. E ora è il momento della pubblicità. Bentornati. Prima di ripartire con il nostro telegiornale, rivediamo rapidamente i principali titoli del giorno. Agattatico, anziano imprenditore agricolo con problemi di deambulazione, cade nella sua piscina e annega. A scoprire il corpo sarebbero stati i figli. CDA decaduto e tutto da rifare per Seta, la società dei trasporti pubblici che ha unito le 3 società di Reggio, Modena e Piacenza. Si è dimesso l'amministratore delegato Claudio Ferrari in polemica con i 3 comuni. Con settembre incombe per le famiglie reggiane la spesa per la scuola che registra notevoli aumenti. Il sindaco di Firenze Matteo Renzi a Reggio, ospite al Campovolo, non risparmia frecciati al PD e alla sua vecchia dirigenza e si candida ufficialmente alle primarie. Parte bene il campionato della Reggiana che batte il Lumezzane 2-1 con reti di Rossi e Alessi. Questa sera su Teletricolore riparte Appuntamento Sport con interviste e commenti alla partita. Successo di pubblico alla cantina Albinea Canali per le degustazioni del Lambrusco reggiano. A Boretto è stato organizzato un percorso culturale legato al Po per valorizzare anche il museo sul Grande Fiume. E lo avete visto poco fa dai nostri titoli, il Lambrusco, uno dei prodotti di punta dell'enogastronomia locale, è stato protagonista di una serata di degustazioni alla cantina Albinea Canali. In collaborazione con Cantine Riunite, la serata ha registrato un buon successo di pubblico. Siamo presso la sede della cantina Albinea Canali, col nuovo direttore Stefano Colli, che ci illustra questa iniziativa veramente straordinaria, nel senso di fuori dall'ordinario, con Lambrusco protagonista degli aperitivi. Sì, è vero, assolutamente straordinaria, perché siamo abituati a promuovere i nostri lambruschi, i nostri ottimi lambruschi, il nostro 800 nero, il nostro foglie rosse, il nostro chiaro della falconaia, in una veste sicuramente diversa da questa. Questo è un modo nuovo che riteniamo utile approcciare i giovani che sono abituati con l'aperitivo ad un momento di socialità dopo il lavoro. Il nostro Lambrusco è assolutamente
adattissimo per questo scopo, perché è fresco, è leggero, è frizzante e quindi si sposa benissimo per gli aperitivi, per i cocktail. In questo momento, insomma, di crisi, avere, diciamo così, uno sbocco commerciale in più, non è poca cosa, ecco. Le aziende edili associate a Confapi PMI Reggio esprimono grande soddisfazione per due commesse che le vedono impegnate nella ricostruzione post terremoto di due scuole a Rolo e Soliera. Nel primo caso l'intervento verrà realizzato tramite un'associazione temporanea di imprese tra la capogruppo Sacea di Scandiano, FB di Gonzaga, entrambe del consorzio Apicon e lo studio di progettazione Gasparini Associati di Reggio. L'ATI si è aggiudicata i lavori per la progettazione e la costruzione della scuola primaria di Rolo e della scuola secondaria di primo grado Sassi di Soliera. I lavori, dell'importo di circa 2 milioni e mezzo di euro, devono essere eseguiti ed ultimati in soli 45 giorni. Voltiamo pagina. Un percorso culturale legato al Grande Fiume è stato organizzato a Boretto per valorizzare il locale Museo del Po. E domani sera la grande cena spettacolo benefica al porto turistico del paese. Il rapporto tra uomo e natura e la sua simbiosi col Grande Fiume è il tema del progetto culturale intitolato Ispirami Po, ideato in occasione della Fiera di Boretto, un'iniziativa che vuole valorizzare il Museo del Po e la sua storia attraverso arte e creatività, con esposizioni di articoli vintage, proiezioni video sulla storia del territorio, un percorso intenso e coinvolgente nato da un'idea del direttore artistico Marco Nettis e realizzato in collaborazione col Comune di Boretto all'interno del cantiere Po 432, uno dei luoghi simbolo del Comune di Vierasco, articolato in diversi momenti, con i video di Cesare Parmeggiani e Marco Nettis incentrati sulla commistione tra l'uomo e la natura, e in particolare con il Po, attraverso il riutilizzo artistico degli stessi corredi meccanici del museo. Ancora il fiume protagonista degli altri lavori degli artisti del collettivo Be Live, composto da Riccardo Freddi, Fabio Valentini, Emma Cadar, Giorgio Bernucci, titolare dell'atelier di arti visive Officina delle Arti di Reggio. E alla cultura si unisce ovviamente la solidarietà con una manifestazione che si svolge invece domani sera al Lido di Boretto con una cena spettacolo romantica con inizio alle 21. Coinvolti diversi ristoratori del territorio aderenti a Terre del Fiume in una cena lume di candela allestita nell'area del Lido e il contemporaneo svolgimento di uno spettacolo di fuochi e danza acrobatica unica nel suo genere denominata la danza degli elementi. Si tratta di una rappresentazione di livello internazionale con esibizioni di funamboli su pali cinesi, in grado di rievocare i cinque elementi attraverso le arti pirotecniche teatrali, intessute di forme, luci, colori di tempi dimenticati. Servirà a raccogliere fondi per il Grade e per il progetto di solidarietà per i bimbi terremotati dell'Emilia. E noi ci fermiamo ancora con la pubblicità, ci vediamo tra pochi minuti. Teletricolore Meteo. Il meteo è offerto da Notti d'incanto di Luca Vezzali. Grandi sconti su divani, poltrone relax, reti, letti, materassi a molle e a molle insacchettate in memory e in lattice. Notti d'incanto vi aspetta in Via dei Gonzaga, a Reggio Emilia, in zona Italghisa. Queste le previsioni del tempo su Reggio e Provincia per la giornata di domani, martedì 4 settembre. Alternanza di temporali e schiarite per tutta la giornata di domani con le temperature che oscilleranno tra i 19 e i 21 gradi centigradi. Teletricolore Meteo. Il meteo è stato offerto da Notti d'incanto, con un acquisto minimo di 499 euro. Vi regala una vacanza di 7 giorni. Da Notti d'incanto, pagamenti dilazionati fino a 18 mesi a tasso zero. Notti d'incanto di Luca Vezzali. Vi aspetta in Via dei Gonzaga, a Reggio Emilia, in zona Italghisa. E veniamo alla pagina degli appuntamenti. Festa Reggio al Campovolo vede in scena domani i dibattiti politici, il concerto dei Ronin e dei Modena City Ramblers, oltre a piano bar e ballo liscio. E poi vi segnaliamo a Lido Po di Boretto una cena spettacolo benefica e alla Fiera di Bagnolo, cabaret dialettale. Siamo pronti, siamo quasi in coda al nostro telegiornale, siamo pronti, dicevo, per rivedere le principali notizie di oggi. A Gattatico, anziano imprenditore agricolo con problemi di deambulazione cade nella sua piscina e annega. A scoprire il corpo sarebbero stati i figli.
CDA decaduto e tutto da rifare per Seta, la società dei trasporti pubblici che ha unito le tre società di Reggio, Modena e Piacenza. Si è dimesso l'amministratore delegato Claudio Ferrari in polemica con i tre comuni. Con settembre incombe per le famiglie reggiane la spesa per la scuola che registra notevoli aumenti. Il sindaco di Firenze Matteo Renzi a Reggio, ospite al Campovolo, non risparmia frecciati al PD e alla sua vecchia dirigenza e si candida ufficialmente alle primarie. Parte bene il campionato della Reggiana che batte il Lumezzane 2-1 con reti di Rossi e Alessi. Questa sera su Teletricolore riparte appuntamento sport con interviste e commenti alla partita. Successo di pubblico alla cantina Albinea Canali per le degustazioni del Lambrusco reggiano. A Boretto è stato organizzato un percorso culturale legato al Po per valorizzare anche il museo sul Grande Fiume. È tutto anche per l'appuntamento informativo con Teletricolore di questa sera. Grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Arrivederci.